benvenuti un nuovo episodio di Perché lo dice Bob? Perché lo dice Bob? L'argomento di oggi sarà molto delicato. È da un anno che vorrei parlare di questa cosa, ma per un motivo o per un altro non l'ho fatto. Forse per paura di dire qualcosa di inadeguato, non lo so. Fammela pompa! Parliamo di un progetto nato negli Stati Uniti qualche anno fa, l'Accessible Icon Project. Che poi è riassunto qui, dentro questo quadratino blu. Dobbiamo smettere di pensare alle rivoluzioni come qualcosa di enorme. Le rivoluzioni partono da cose minuscole. L'insignificante fiamma di un fiammifero è la base per far partire un razzo diretto su Marte. Ok, andiamo con ordine. Su questo pianeta siamo più di 7 miliardi e più di un miliardo di persone convive con una disabilità. Sti cazzi neri, ebrei, musulmani, rom, omosessuali, vegani, la più grande minoranza del mondo sono le persone disabili di qualsiasi genere, colore, orientamento alimentare o sessuale. Un miliardo di persone, non sono mica io a dirlo, ma una piccola organizzazione chiamata ONU. Sì, probabilmente non la conoscete. Torniamo alla nostra rivoluzione. Questa è la nuova icona dell'accessibilità. Ed è stata creata per sostituire quella vecchia progettata negli anni 60. Notate qualche differenza? Ok, prendiamola a larga. Un simbolo è un verbo. I simboli sono un alfabeto senza l'inefficienza delle parole. In un simbolo possiamo leggere una parola anche se non è scritta da nessuna parte. Un simbolo può farci trovare facilmente un bagno, un ristorante, indicarci la via da seguire o farci capire che forse è meglio cambiare strada. Un simbolo abbatte le barriere linguistiche. Un simbolo può farci dire ti amo a qualcuno anche se non parliamo la sua lingua. Oh yeah! Questo è graphic design e forse non tutti sanno che la principale funzione del graphic design non è di essere bello, brutto, figo, pazzesco, ma di funzionare. Funzionare ovunque e per chiunque, rendendo le informazioni accessibili al maggior numero di persone contemporaneamente. È un concetto molto base, si chiama accessibilità. La comunicazione visiva non interagisce con l'interpretazione, ma con la percezione di un contenuto, e le due cose sono molto diverse. E anche se non sembra, la percezione di qualcosa può aiutare le persone a vivere meglio. Ma come si forma la percezione che tutti noi abbiamo del mondo? Beh, non c'è una scienza esatta su come si forma la percezione. Dipende dall'ambiente e l'atmosfera dove siamo cresciuti, le situazioni avvenute durante la nostra vita, i problemi che abbiamo dovuto affrontare, i valori e i principi della società all'interno del quale siamo cresciuti. Insomma, tutti questi fattori ci insegnano a percepirci come esseri unici e individuali. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Ma ci impongono di ricordarci che siamo circondati da altri esseri unici e individuali come noi. E purtroppo dobbiamo conviverci. Percepiamo di vivere in una grande società. Sappiamo di avere accesso a tantissimi servizi dedicati a noi. E sappiamo che dobbiamo condividere questi servizi con le persone che ci circondano, incluso un miliardo di persone con disabilità, che purtroppo, o per fortuna, fanno parte di questa grande società di cui parliamo. Questa cosa non è una novità, il mondo lo ha già capito. Stiamo lavorando per rendere il mondo un posto più accessibile per tutti. Ma purtroppo non sono io a pensarlo. Sicuramente non lo pensi neanche tu che stai guardando questo video. Ma è un pensiero diffuso che la disabilità sia sinonimo di malattia. Attenzione, questo pensiero non è dettato dal pregiudizio, dalla cattiveria, ma principalmente dalla percezione che la società ha costruito fino ad oggi. Ok, ammettiamo per un secondo che sia vero. Che una persona disabile sia a tutti gli effetti una persona malata. E che non possa in alcun modo collaborare o portare delle migliorie alla nostra società. Vediamo una bella carrellata di malati allora. Ok, con questo piccolo esperimento spero di avervi fatto capire che non esistono storpi, anticappati, diversi, malati o stronzate del genere. Ma a questo mondo ci sono solo persone con differenti abilità. Come diceva Einstein, se giudichi un pesce dalla sua capacità di scalare un albero, penserai sicuramente che sia uno stupido. Stupido è chi lo stupido fa. Come diceva mia nonna, le etichette sono fatte per i barattoli, non per le persone. Anche perché se poi devi rimuoverle rischi di fare una ceretta involontaria a qualcuno. E in passato c'è già stato qualche ragazzone che ha etichettato le persone per le loro condizioni fisiche. Pensate di essere come questo ragazzone qui? Se la vostra risposta è sì, chiudete il video e togliete l'iscrizione dal canale. Tranquilli, non mi offenderò. Torniamo a parlare dell'icona dell'accessibilità. Questa è l'icona che siamo abituati a vedere sin dagli anni 60. È stata creata per identificare un luogo dal quale sono state rimosse tutte le barriere architettoniche. Disabilità non identifica obbligatoriamente una persona su una sedia a rotelle, ma viene usato il riferimento della sedia a rotelle poiché rappresenta un ingombro massimo all'interno di uno spazio fisico. Se può accedere una persona su una sedia a rotelle,
sicuramente potrà accedere anche qualcuno con un bastone o in generale con una mobilità ridotta. Abbiamo detto che un simbolo non va interpretato, ma va percepito. Coinvolge la percezione umana, racconta una storia che scavalca le parole e parla direttamente al vostro vissuto e alle vostre esperienze. Esatto, un simbolo racconta una storia. E qui la storia che ci viene raccontata è tra le peggiori. Un segno grafico rigidissimo, dove se notate la sedia a rotelle viene valorizzata più della persona che sta seduta sopra. Vediamo una persona mostrata nell'immobilità, con la testa incollata allo schienale della sedia a rotelle. Una persona passiva con le braccia e le gambe che sembrano quasi parti meccaniche. Insomma, un malato, fermo sulla sua sedia a rotelle all'interno di una società dinamica che corre e cambia in continuazione. Ecco, inconsciamente, più o meno è questo quello che ci fa percepire questo segno grafico. Ed è proprio per interrompere questo scempio percettivo, che silenziosamente sta parlando al mio e al tuo cervello, che un team di ragazzi americani, tra cui Sarah Hendren, che ho avuto il piacere di conoscere personalmente, hanno dato vita al progetto della nuova icona dell'accessibilità. Un'icona che valorizzi prima di tutto la persona e non la sedia a rotelle. Un'icona che non rappresenti la disabilità, ma che valorizzi l'idea che una persona disabile possa essere attiva, utile e integrata nell'ambiente in cui vive. Un'icona che non parla solo a una persona con disabilità, ma permette a tutta la società di cambiare ottica e percezione su questo argomento. Guardatela attentamente. La testa si stacca dallo schienale, si proietta in avanti indicando un movimento nello spazio, l'indipendenza della persona nel guidare le sue decisioni di vita e di mobilità. Le braccia non sono più due pezzi di metallo statici, si muovono. Fanno capire che è la persona che controlla la sedia a rotelle e non il contrario. Il taglio dentro la ruota fa percepire un movimento, non è più una sedia a rotelle in un angolo di una stanza inutile. E finalmente si vedono le gambe. Non importa se ti muovi su una sedia a rotelle, le possiedi, sono un tuo diritto da essere umano, si devono vedere. Le rivoluzioni partono da cose molto piccole, impercettibili e forse invisibili. Funziona così. Per gli amanti dei tecnicismi, l'icona è stata progettata per integrarsi con il sistema ISO.DOT 50, ovvero il sistema di icone più utilizzate al mondo, cosa che la vecchia icona non teneva assolutamente in considerazione. In questo modo l'icona si uniforma meglio dal punto di vista grafico e diventa uguale anche in questo settore. L'icona è stata inizialmente diffusa a Boston attraverso adesivi, stencil in puro stile guerriglia marketing, e oggi negli Stati Uniti è riconosciuta dalle istituzioni e utilizzabile legalmente dovunque. Inoltre è anche esposta al MoMA di New York. E sempre a New York i taxi adibiti per le persone disabili hanno scelto di utilizzarla e posizionarla sulla carrozzeria delle auto. Insomma, la nuova icona dell'accessibilità. Non importa se è bella, brutta, figa o che ne so, funziona e funziona dannatamente bene. Se volete approfondire l'argomento vi lascio nella descrizione del video tutti i link del caso. Dal sito accessibleiconproject.org potete acquistare gli adesivi o scaricare gratuitamente l'icona. Se anche voi pensate che il progetto sia una rivoluzione, vi invito a stampare le icone e sostituirle nei bagni delle vostre scuole, nei posteggi dei vostri uffici o ovunque voi vogliate. Insomma, vi invito a far parte di questo piccolo ma grande cambiamento. Non dimenticate mai che è inutile cercare le rivoluzioni in uno smartphone da 1000 euro. Molte volte le rivoluzioni sono invisibili, ma sotto gli occhi di tutti. Ma soprattutto non dimenticate mai di farvi fare le corna! Yeah. Oh.